Sono oltre 526.000 gli studenti che domattina siederanno al banco della prima prova della maturità. L'esame che rappresenta per gli italiani il rito di passaggio dall'adolescenza all'età adulta vede in Sardegna la percentuale più alta di non ammessi, il 7,4% rispetto alla media nazionale del 3,6%. Qui siamo al liceo classico Asproni di Nuoro. Domattina quest'aula ospiterà 85 maturandi. C'è una differenza rispetto agli anni precedenti, che adesso la carriera scolastica degli studenti è più rilevante. Ci sono 40 dei 100 punti possibili che sono, come dire, un tesoretto che i ragazzi si portano dietro dopo alla conclusione del loro percorso scolastico. Ecco, voi li vedete tutto l'anno, con che spirito si stanno presentando i vostri alunni alla maturità? Beh, l'esame lo vedono sempre come una grande prova. Li impegna molto, li preoccupa molto, come è comprensibile. È sempre stato un passaggio difficile l'esame. Un esame che ancora richiede l'uso dello strumento analogico per eccellenza, il cervello, in un'epoca sempre più influenzata dall'intelligenza artificiale. Ora, spero ancora a lungo, l'esame mette alla prova i ragazzi senza supporti come quelli di cui lei ha parlato. L'intelligenza artificiale per ora, e spero, ripeto, ancora a lungo, non è un convitato al tavolo dell'esame. Un consiglio ai maturandi. Io raccomando loro di dare sempre tutto quello che possono, fino all'ultimo. Ripeto, è una raccomandazione che può apparire banale, ma a volte dai discorsi che ci fanno, forse hanno bisogno di questo incoraggiamento.